Buongiorno, ben ritrovati a Prima Notizia, la nostra rassegna stampa e con l'approfondimento delle altre notizie del giorno. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali. Noi andremo ad approfondire il quotidiano La Nuova del Sud andando a leggere anche le pagine interne, all'interno delle quali troveremo naturalmente le notizie relative all'emergenza coronavirus, ma c'è da dar conto anche del Consiglio regionale che si è tenuto ieri a Potenza, ci sono delle novità e poi c'è la questione delle vertenze lavoro in Basilicata. È da qui che vogliamo partire con la vertenza Caruso ed il tavolo che si è svolto in regione con rappresentanti istituzionali e i vertici. Eni, il responsabile del distretto meridionale, ha preso l'impegno: il 9 novembre prossimo sarà resa nota la soluzione lavorativa per le 18 maestranze rimaste fuori dal ciclo produttivo. Lucia Pietrafesa. Un faccia a faccia dai toni duri, durato oltre 3 ore, sulla vertenza infinita dei lavoratori della ex Caruso, come l'hanno definita i sindacati, si è consumato l'ennesimo rinvio. Ma questa volta i sindacati e le istituzioni intervenute hanno alzato la voce con i vertici del cane a sei zampe, ottenendo un primo importante risultato da parte del responsabile del DIME, il distretto meridionale di Eni, l'ingegner Lo Pomo, che si è impegnato a trovare una soluzione per i 18 lavoratori senza lavoro da 3 mesi. Nei mesi scorsi, infatti, sono scaduti i contratti a termine con i quali la platea dei lavoratori fu assunta presso la Margherita SRL, senza contare le peripezie del gruppo Caruso. Il prossimo 9 novembre, questo l'impegno della multinazionale, prima di aprire la discussione su un'altra incognita lavorativa rappresentata dalla vertenza Maersk, i vertici Eni daranno conto della modalità di reintroduzione al lavoro e della tipologia di contratto pensata per le 18 maestranze. Al tavolo Carmine Lombardi, Valentino Morello e Michele Palma, rispettivamente segretari di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, hanno sollecitato Eni ad assumersi la responsabilità di dare continuità occupazionale alle 18 unità, in coerenza con le intese tra le parti convenute con la Regione. Presenti anche il segretario regionale della UIL Tortorelli, Cavallo, segretario regionale della CISL e De Nicola della CGIL Lucana. Decisivo anche l'impegno del sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, che ha spronato i dirigenti della multinazionale a dare concretezza al loro impegno per la Basilicata, una regione ma soprattutto un territorio che non può solo dare in termini di petrolio e di salute, ma deve anche ricevere risposte dal punto di vista lavorativo. E ci spostiamo in edicola, cominciamo con la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud. In primo piano c'è la votazione della mozione ieri in sfavore di Tisci, il direttore generale di ARPAB. Bardi salva Tisci. Con un buffetto, dice la nuova, il governatore impone ai suoi il no alla sfiducia del DG di ARPAB, ma con altre sbavature. Cifarelli e i 5 Stelle attaccano i difensori d'ufficio, diventano Zullino e Italia Viva, 11 voti contrari alla mozione di censura. Il governatore, approfondiamo ancora, si nasconde. Questo è un atto strumentale contro il nemico di turno e parla adesso di doppia morale, ma la polvere sotto il tappeto resta, dice la nuova. Nella spalla c'è il punto di vista di Nino Grasso, la regione cambia le carte in tavola e l'accusa IS. Poi ancora vediamo nel taglio alto meno gravi casi, meno casi gravi, scusate, grazie ai vaccini Covid. La curva risale più 43,3% nell'ultima settimana, ma non impatta sui ricoveri. E poi ancora l'ANISAP lancia l'allarme laboratorio. Analisi, la riduzione tariffaria approvata un anno fa rischia di provocare il blocco degli accessi alle strutture private accreditate. E poi c'è il caso Camastra, allarme Camastra montato ad arte, dice la nuova, perché AQL fa chiarezza. I riscontri dei prelievi ai nostri serbatoi sono negativi, l'acqua dei rubinetti, dice AQL, è sicura. Andiamo nel taglio basso della nuova.
nuova, c'è la questione Corso Total Valluzzi. Se la selezione è corretta, si va davanti, se no, poi andremo a vedere in pagina che cosa ci vorrà dire Valluzzi. E poi ancora su Macchiagiocoli, il comune renda possibile un confronto. Questo l'appello lanciato da un residente nel rione Potentino, Luciano Liscio. E poi in Serie C si avvicina il derby, non sarà una gara come le altre. Il Potenza si gioca tanto, il Picerno vuole confermarsi. Andiamo a pagina 2, dove viene riportato quanto è accaduto nella seduta di ieri del Consiglio regionale di Basilicata. Buffetto di Barde Attisci. La mozione non passa, ma se vi saranno altre sbavature, andiamo a leggere. L'ordine di scuderia del governatore e i suoi consiglieri tiene 11 contrari sulla sfiducia al DG dell'ARPAB. Atto strumentale contro il nemico di turno, il vizio della doppia morale. E poi noi vediamo qui, vediamo nella pagina, ci sono i titoli con tutti le fasi della seduta di ieri del Consiglio regionale, che vi consiglio a questo punto di andare ad approfondire. Eccola qui la questione Camastra, allarme ingiustificato AQL, grave errore di interpretazione. E lo vediamo qui l'amministratore di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, che fa chiarezza. I riscontri dei prelievi ai nostri serbatoi sono negativi. L'acqua proveniente dall'invaso subisce trattamenti di potabilizzazione che consentono la rimozione di sostanze contaminanti, permettendo il normale consumo domestico. Quindi Andretta rassicura circa la potabilità e la qualità dell'acqua che scorre dai rubinetti che vengono serviti appunto dall'acqua che viene attinta dall'invaso Camastra. Il punto di vista di Nino Grasso. Controlli ambientali. La Regione cambia le carte in tavola e assicura l'Istituto Superiore di Sanità di inadempienze contrattuali e accusa, scusate, l'Istituto Superiore di Sanità di inadempienze contrattuali. Vediamo ancora, approfondiamo la mancata realizzazione del progetto di valutazione dei rischi ambientali e sanitari delle estrazioni petrolifere in Val d'Agri viene addebitata all'Istituto Superiore di Sanità, braccio operativo del Ministero della Salute, guidato da Lucano Roberto Speranza. Carte alla mano, è vero dunque il contrario. E noi ora ci occupiamo proprio di emergenza Covid, prima di andare a vedere come viene trattato dal quotidiano La Nuova del Sud. In Basilicata contagi in aumento, siamo al 43,3% nell'ultima settimana, secondo il consueto rapporto della fondazione privata Gimbe. A Bernalda emergono altri 14 casi legati al focolaio accertato in ambito scolastico, mentre sul fronte vaccini al via la dose booster per gli immunizzati con Johnson & Johnson. Fabrizio Di Vito. La situazione resta sotto controllo, ma come nel resto d'Italia, anche in Basilicata, la circolazione virale sembra purtroppo dare segni di risveglio. Il numero dei contagi si mantiene ancora basso, ma aumentano le situazioni da monitorare con attenzione per scongiurare l'insorgere di estesi focolai. Scenario ben fotografato dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, che segnala per la Basilicata un aumento dei contagi del 43,3% nella settimana 27 ottobre-2 novembre rispetto ai 7 giorni precedenti. Resta molto bassa però la pressione ospedaliera, vuote le terapie intensive, 25 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari. A Bernalda intanto si può tirare un sospiro di sollievo, i contagi continuano sì a crescere, ma dopo i risultati dello screening che ha interessato ben 176 persone, il focolaio scoppiato in ambito scolastico sembra circoscritto. Sono infatti 14 i nuovi casi emersi che vanno ad aggiungersi alle altre 10 positività rilevate nei giorni scorsi. Sono tre, lo ricordiamo, le classi della scuola media Pitagora in quarantena. Un altro comune del Metapontino, Policoro, torna invece ad essere Covid-free dopo ben 16 mesi. Ad annunciarlo il sindaco Mascia, che invita però i cittadini a non abbassare la guardia. In totale sono 27 i nuovi positivi emersi a fronte degli ultimi 676 tamponi processati in regione, con un rapporto tra contagi e test che scende al 4%, 20 invece le nuove guarigioni accertate. Importanti novità anche per la campagna vaccinale. Via libera la cosiddetta dose booster con Pfizer o Moderna,
Moderna per tutti i lucani vaccinati con il monodose Johnson & Johnson, che potranno recarsi presso gli hub vaccinali senza prenotazione, a patto che siano trascorsi almeno 180 giorni, ovvero 6 mesi, dalla prima somministrazione. L'ASP ricorda infine che i punti vaccinali di Potenza e Provincia saranno attivi solo nei giorni feriali fino alle ore 13. Eccola qui sulla nuova la pagina dedicata all'emergenza sanitaria in Basilicata, contagi in aumento, ma l'alta copertura vaccinale limita i casi gravi di infezione. A Bernalda altri 14 casi su 176 tamponi, mentre Policoro torna Covid free dopo 16 mesi, al via la dose booster per i vaccinati con Johnson & Johnson. Qui vediamo nell'immagine il sindaco di Bernalda Tataranno, che attraverso il suo profilo social continua a fare il punto della situazione nel suo comune. Poi c'è la consueta tabella, le consuete tabelle che vengono elaborate dalla fondazione privata Gimbe. Continuiamo ad occuparci di sanità, lo facciamo trattando quanto accade nelle strutture private convenzionate della Basilicata. Laboratorio analisi concreto, il rischio di uno stop agli accessi alle strutture private. Andiamo a leggere Cicchetti dell'ANESAP Basilicata. L'inspiegabile riduzione tariffaria approvata a dicembre 2020 con una legge regionale sta impattando pesantemente su 18 centri, mettendo a rischio circa 200 operatori sanitari che erano stati assunti a tempo indeterminato. Poi ancora, medici e infermieri assunti per la pandemia saranno stabilizzati, questo è quello che prevede la legge di bilancio. E poi ancora, prima di andare a leggere le pagine dedicate alla cronaca cittadina, ci occupiamo della gestione dell'emergenza Covid, che in questo caso è stata al centro dell'attività di coordinamento interistituzionale portata avanti dal prefetto di Potenza Annunziato Vardè, che dopo 2 anni e mezzo lascia Potenza per la prefettura di Trieste. Al suo posto il materano Michele Campanaro, ma insieme al Covid ci sono state le tante vertenze sul tavolo delle trattative tra sindacati, aziende e istituzioni, da quella trasporti a quella dei lavoratori ASI e della giusto ambiente, l'emergenza migranti, il contrasto al caporalato e i problemi legati all'accoglienza nei CPR di Basilicata, da Boreano a Palazzo San Gervasio. Ieri il prefetto ha salutato la cittadinanza con un messaggio e un invito a vaccinarsi per superare completamente l'emergenza, rilasciato in una conferenza stampa. Vediamo. Un'esperienza molto importante che porterò sempre nel cuore, anche perché, come dicevo, ho percepito un consenso da parte della comunità, una vicinanza che mi ha incoraggiato ad impegnarmi sempre di più in un difficilissimo momento costituito appunto dalla pandemia, e che abbiamo, devo dire, stiamo superando. Ancora non è completamente superata l'emergenza Covid, ma siamo sulla buona strada. Occorre un ultimo sforzo da parte della comunità, occorre completare la campagna vaccinale, perché vedete, è provato scientificamente che il vaccino costituisce l'unico scudo contro la diffusione del contagio. Torniamo in edicola sulla pagina dedicata alla città di Potenza, la questione degli espropri al quartiere Macchiagiocoli. Su Macchiagiocoli è necessario un accordo. Vediamo qui la pagina, il titolo della pagina che era stata trattata da Nino Grasso nei giorni scorsi. A Macchiagiocoli, dopo 41 anni dal sisma dell'80, torna l'incubo esproprio per 148 famiglie, quindi il comune avrebbe inviato agli inquilini il sovrapprezzo. E c'è in questo caso Luciano Liscio che chiede un accordo su Macchiagiocoli. Caos, espropri, soci delle cooperative evidenziano
un vizio di eccesso di potere da parte del comune, i terreni valutati 92,80 euro al metro quadro mentre sono stati ceduti di recente ad altre cooperative della zona al prezzo di 70 euro. E poi vediamo ancora centropagina, il cluster Basilicata Creativa si rinnova e rilancia il ruolo delle imprese culturali lucane, rinnovate le cariche del direttivo e del CTS, confermato presidente Raffaele Vitulli e la coordinatrice Aurelia Sore, la ricordiamo ex rettrice dell'Università degli Studi della Basilicata. Siamo allo sport sulla Nuova, il Potenza si gioca tanto col Picerno, i Leoni hanno bisogno di 3 punti, vengono trattate le fasi che anticipano il derby del campionato di calcio di Serie C. Trocini potrebbe anche schierare una variazione al 3-5-2, Zampa ci sarà, ma restano i dubbi su Romero e Guaita. E poi ancora Giuliano firma, gioca, segna in 24 ore con la Viterbese di Raffaele, ha fatto più che nei 24 mesi con il Potenza. Sotto ci sono, come possiamo vedere, le classifiche delle ultime gare. Picerno, questo derby non è una gara qualsiasi per tanti buoni motivi e i melandrini arrivano bene con una scia di 8 punti in gare. E poi c'è il nuoto con la prestazione del Lucano Acerenza agli europei di Vasca Corta, che chiude settimo dopo il record, dunque non arriva l'exploit. E vediamo ancora, prima di andare a leggere l'altro quotidiano regionale, vediamo quali sono le previsioni meteo di questa giornata. Ben ritrovati sulla Nuova TV da Raffaella De Stefano per il nostro aggiornamento con il meteo a cura, come sempre, dello staff di Meteo 7. Iniziamo come sempre con la situazione generale, infatti la discesa di aria più fredda che in questi giorni è presente sul bacino occidentale del Mediterraneo ha favorito maltempo sulle zone del centro-nord, ma allo stesso tempo la risposta di aria decisamente più calda proveniente dal Nord Africa verso le nostre regioni meridionali che ha portato un deciso aumento delle temperature. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo la situazione prevista per oggi, venerdì 5 novembre, dove sulla Basilicata avremo una nuvolosità piuttosto diffusa, ma che difficilmente darà luogo a precipitazioni. Nonostante questo non si esclude la possibilità di qualche breve pioggia, più probabile sulle zone interne della regione, pioggia che sarà accompagnata dalla presenza di sabbia del deserto. Per quello che riguarda invece i venti, saranno ovunque orientali in rinforzo sulle aree ioniche, infatti avremo un mar ionio decisamente mosso, più tranquillo invece il Tirreno. Per quello che riguarda invece le temperature, saranno ovunque stazionarie e al di sopra della media del periodo, infatti avremo una minima di 12 su Potenza con una massima di 18, mentre Matera avrà 15 di minima e 20 di massima. Ma diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, sabato 6 novembre, dove sulla Basilicata assistiamo ad un peggioramento del tempo, questo a causa dell'aumento della nuvolosità che darà luogo a precipitazioni, specialmente sulle zone del nord-ovest e sulle aree orientali della regione. Piogge accompagnate ancora una volta dalla presenza di sabbia del deserto. Per quello che riguarda invece i venti, saranno moderati, localmente in rinforzo, con temperature che saranno in calo nei valori minimi, i mari generalmente mossi.
Bene, per oggi io mi fermo qui, vi volevo ricordare che più tardi nel corso del TG delle 13.50 il nostro esperto meteo Gaetano Brindisi sarà in studio per fare le previsioni del weekend e la tendenza per la prossima settimana. Mentre noi ci rivediamo al prossimo aggiornamento, un buon weekend a tutti da Raffaella. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano del Sud. L'apertura è questa, petrolio e salute, speranza non può tacere. Il ministro Lucano deve spiegare perché l'Istituto Superiore non ha approfondito lo studio sulle possibili malattie derivanti dalle estrazioni. Le associazioni della Val d'Agri gli chiedono di fare chiarezza. Vediamo nella spalla, c'è la chiesa di Potenza della Trinità. Potenza rivede la facciata della Trinità, tolte le impalcature alla chiesa dove fu ritrovata Elisa Claps. E poi ancora un piano cantieri da 21 milioni, la regione varà il progetto delle opere pubbliche dei prossimi 3 anni, ora aspetta Bardi a non farlo restare un libro dei sogni. E poi vediamo ancora in consiglio regionale doppia morale, Bardi punge sia la sinistra sia i sindacati, basta appartenenze e partigianerie, Tisci sfiducia respinta. Matera, Rione Cantieri, cronaca di un fallimento della politica, degrado nella zona abbandonata ma che poteva rinascere. E poi c'è la storia sul quotidiano del Sud, 3 notti e 3 giorni seduto nei cespugli. L'ultimo sorvolo prima del buio ha permesso di ritrovare l'anziano sparito a Montalbano Ionico, individuato grazie all'elicottero infreddolito, affamato, stordito ma salvo. La siciliano Potenza, malore fatale sul raccordo, muore un 50enne, traffico in tilt, era un agente della polizia penitenziaria. E poi ancora il processo droga Ersina, parziale prescrizione anche al boss dell'Aquila. E prima di andare a leggere i quotidiani nazionali, qualche istante di pubblicità. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392-0208-806. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Cominciamo la nostra rassegna stampa nazionale con il quotidiano La Repubblica. Covid, la quarta ondata investe l'Europa, quasi 6.000 contagi nel nostro paese, Figliuolo accelerare sulla terza dose, vaccini, perché serve il richiamo di Daniela Minerva. E poi vediamo ancora tregua armata nella Lega, nel Consiglio federale il segretario detta la linea, nell'Unione Europea voglio un gruppo identitario, i popolari stanno con la sinistra. Giorgetti esprime fiducia al leader ma insiste, se andiamo avanti così
mischiamo l'irrilevanza con la destra in come, scusate, la destra in Francia. Il Corriere della Sera, siamo nella quarta ondata, dice, l'Europa è epicentro della pandemia. L'Italia resiste, figliora accelerare sui vaccini, allarme di EMA e Organizzazione Mondiale della Sanità, crescono contagi e ricoveri, il governo spinge la campagna per la terza dose. Sulla Stampa ancora l'emergenza Covid, la quarta ondata, rischio 500.000 morti. L'OMS, Europa, nuovo epicentro, Di Maio, richieste di posti letto da altri paesi. Il boom dei contagi spaventa l'EMA, il ritmo cresce soprattutto ad est, caso Bulgaria. E poi c'è il Consiglio federale della Lega, lo scontro per la leadership. Salvini, decido io, Giorgetti in questo caso si allinea, dice la Stampa. E poi legge sulla concorrenza, salvi notai e balneari, invece c'è la rabbia dei tassisti che si dicono pronti a scendere in piazza. Libero, perché non vogliono votare, i soldi che inchiodano i grillini alla poltrona, molti onorevoli hanno svoltato, prima di essere eletti dichiaravano 0 euro. Ecco i nomi invece di chi non accetterà elezioni anticipate se Draghi salisse al Colle. E poi vediamo sul Sole 24 ore, concorrenza, ampliato l'uso delle gare, Draghi, l'intervento non finisce qui. E c'è a centropagina la crisi della Volkswagen, maxi tagli, scontro aperto, CEO con i sindacati. Ed è tutta una novità questa della crisi della Volkswagen, sappiamo una società che ha sempre ben tenuto nel settore dell'automotive. Sul Corriere dello Sport ci sono le gare ieri di Europa e Conference League, Napoli leader vero, poker in rimonta a Varsavia, Spalletti primo, grande gruppo, la Lazio sfiora l'impresa a Marsiglia 2-2, Immobile da record, Juve viola e ribaltone bianconeri a meno 8 e Fiorentina più 9 rispetto a un anno fa, un inedito cambio di marcia. Domani la sfida degli opposti, questo per quanto attiene il campionato italiano di calcio. E poi c'è l'atteso derby Milan-Inter, l'intervista a Parolo. L'ex Lazio ha giocato sia per il tecnico del Milan sia per Inzaghi e adesso li racconta entrambi. E con il Corriere dello Sport si chiude qui la lettura dei nostri quotidiani nazionali. L'informazione sulla nuova della nuova TV torna alle 10 e poi alle 12 con i nostri TG Flash, prima del nostro telegiornale in studio. E vi ricordo alle 11 prima notizia in studio con Celestino Benedetto e i suoi ospiti collegati per gli approfondimenti ulteriori delle notizie della giornata. Da parte mia è tutto, grazie per la cortese attenzione, a tutti voi un buon proseguimento di giornata.